Grazie Presidente. Signor Ministro, la circolare in questione che ho citata esattamente nella interrogazione che le ho presentato deriva dal 1994, anno in cui il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi approvò un DPR che offriva per l'appunto queste linee guida per un'equa distribuzione di bambini italiani e stranieri negli istituti scolastici, il tutto ovviamente per garantire effettivi e non astratti processi di integrazione culturale e anche adeguati livelli qualitativi di istruzione per gli scolari stessi. In seguito a tale DPR, i ministri della pubblica istruzione, tanto di centrodestra quanto di centrosinistra, a cominciare dalla Moratti, passando per il ministro Fioroni e a finire con il ministro Gelmini, hanno emesso le relative circolari con le quali sono state date al sistema scolastico indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza italiana ed alunni senza cittadinanza italiana. Le circolari, soprattutto l'ultima, hanno sancito una percentuale massima di presenza di bambini stranieri all'interno degli istituti scolastici stabilita nella percentuale del 30%. Di fronte a tali indicazioni oggi invece abbiamo praticamente un incremento esponenziale di bambini stranieri, più 25% in alcune scuole, addirittura ci sono 415 istituti scolastici dove i bambini italiani sono minoranze, e quindi volevamo sapere in quale modo si possono vedere applicare queste circolari da parte del sistema scolastico. Grazie alla Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Maria Chiara Carrozza, facoltà di rispondere. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. La presenza nelle scuole di alunni di diversa provenienza geografica, con diversa formazione culturale e diverse esperienze di apprendimento è un fenomeno in aumento, effetto della globalizzazione e dell'intensificarsi dei flussi migratori, che non dipende quindi dalla scuola, ma al quale la scuola deve fare fronte, fornendo una formazione adeguata a tutti gli alunni. Un fenomeno che da un lato può comportare un arricchimento per tutti gli studenti e dall'altro può determinare il rischio di parziale o totale insuccesso formativo. Il principale problema, come è evidente, è quello della conoscenza della lingua italiana, requisito indispensabile per il buon esito del percorso scolastico e di un armonioso inserimento sociale. Questi problemi e questo rischio non fanno venir meno l'obiettivo prioritario di favorire per tutti gli studenti la crescita delle capacità autonome di studio e di apprendimento e il rafforzamento dell'attitudine all'interazione sociale. Il principio fondamentale che orienta l'azione del Ministero in questo campo è quello del diritto allo studio, unitamente all'obiettivo dell'integrazione. Ed è proprio a questo principio che vanno ricondotte le regole organizzative inerenti alla composizione delle classi, dettate dalla circolare del 2010 alla quale fa riferimento l'interrogazione. Vorrei rassicurare l'onorevole interrogante sul fatto che la circolare menzionata è pienamente vigente e operativa. Essa viene puntualmente richiamata ogni anno nella circolare relativa alle iscrizioni per l'anno scolastico successivo, compresa la circolare numero 96 del 17 dicembre 2012, relativa all'anno scolastico 2013-2014. Vorrei però anche ribadire che l'obiettivo perseguito dal Ministero, anche con la circolare in questione, non è quello di limitare semplicemente la presenza di alunni stranieri, ma di favorire il diritto allo studio, l'integrazione e il successo del percorso formativo. Il diritto allo studio, nella mia visione, prescinde dall'origine geografica, dalla etnia e dalla nazionalità. Conseguentemente, il limite del 30% degli alunni con cittadinanza non italiana sul totale degli iscritti è un criterio tendenziale e indicativo che, sempre in base alla circolare, può ben tollerare eccezioni, giustificate dalla presenza di alunni stranieri in possesso di adeguate competenze linguistiche, dalla disponibilità di risorse professionali e strutture di supporto, anche esterne alla scuola, da ragioni di continuità didattica per classi costituite negli anni precedenti o da stati di necessità provocati dall'oggettiva assenza di soluzioni alternative. Queste indicazioni, presenti nella circolare del 2010, sono puntualmente richiamate dal Ministero e rispettate dagli uffici scolastici regionali. Grazie. La ringrazio. Ha facoltà di replicare l'onorevole Rampelli per 2 minuti. Sì, grazie Presidente. No, non sono affatto soddisfatto perché intanto non è affatto vero che le circolari sono attuate, quindi si possono anche replicare, ma insomma si può dire tutto e il contrario di tutto se poi le cose che vengono decise non vengono realizzate. Si dice che il 30% è un indicatore tendenziale e siamo perfettamente d'accordo. Se non fosse però,
che le direzioni scolastiche utilizzano, forse anche per pigrizia, l'istituto della deroga rispetto a questo indice tendenziale. È ovvio che se è il 25 invece che il 30, il 35 invece che il 30, nessuno se la prende a male, per così dire. Mi pare che l'indicazione sia stata fatta appunto dal Presidente della Repubblica Ciampi nel 1994 con largo anticipo rispetto a un incremento esponenziale dei flussi migratori. Quindi una volta tanto siamo arrivati in anticipo nel tentativo di garantire i processi di integrazione, perché questo è l'obiettivo ovviamente che ispira anche l'interrogante, ci mancherebbe altro, ma c'è una distrazione o forse c'è una deformazione ideologica, per cui quando c'è una incapacità o una non volontà di rispettare queste indicazioni tendenziali, accade che alcune scuole si trasformano praticamente in ghetti, intorno a questi ghetti nascono ghetti urbanistici dove c'è una maggioranza assoluta di bambini o di famiglie, diciamo così, di provenienza straniera. Questo non favorisce per un processo logico e psicologico l'integrazione, non favorisce lo scambio, gli stranieri si chiudono dentro se stessi, perché è anche ovvio che sia la soluzione più normale, più facile, più alla portata, e quindi non c'è alcuna possibilità se non nell'astrazione ideologica a cui appunto si riferisce evidentemente anche la risposta del Ministro, non c'è alcuna possibilità di arrivare a una oggettiva, concreta, tangibile integrazione sociale oltre che culturale. Questa è la ragione per la quale è un fenomeno che abbiamo monitorato già da tempo. C'è da un lato un'indicazione da parte del Presidente della Repubblica, dall'altro lato ci sono indicazioni di ministri che fanno il loro dovere e mettono circolari, e dall'altro c'è una sorta di ribellione oppure di pigrizia e quindi di non volontà di dare seguito a queste circolari, a queste indicazioni, fino alla degenerazione di questo processo, che significa non gestione, e concludo, dei processi migratori e del principio assoluto e condivisibile della integrazione culturale e dell'integrazione sociale. Grazie.